sto dando una pulitina a tutto quanto il nonno, guarda, l'ho fatto diventare lucidissimo. E voi non ci crederete, buongiorno innanzitutto, perché stiamo pensando di vendere il nonno, perché il nonno è piccolo, perché il nonno di qua, perché il nonno di là, perché il nonno di su, perché il nonno di giù. E giustamente l'idea ci sta balenando da un po', perché purtroppo quando siamo tornati in Italia avevamo l'idea che più fosse piccolo più sarebbe stato buono per fare il full time. In realtà non è così, perché quando ti abitui, eravamo abituati a dormire in negozio, pensavamo che comunque il camper, se fosse stato piccolo, sarebbe stato più confortevole, più maneggevole soprattutto. Ma è vero per certi versi, quando vai a fare la spesa ti parcheggi nel parcheggio di una station, ma non è vero per tanti altri. È una roba non vivibile per tanti versi. Quando fa caldo caldo, ragazzi, ti trovi sotto il sole e non ti puoi spostare, è un bordello, perché magari devi caricare le batterie. Quindi. Ma sono 9 mesi che viviamo in camper ormai, e al 9° mese abbiamo partorito l'idea che il camper dovrebbe essere più grande, almeno un 7 metri. 2005 turbo diesel, ci siamo resi conto che un camper per vivere può essere strapiccolo, come magari fanno i van lifer USA, tutta gente così che fa la vita proprio su questi mini furgoni che girano, però ho visto tante volte sono surfisti. Oppure dei blogger, quello che ci piace è poter stare in un posto che comunque è comodo. Secondo me nel tempo ti rendi conto, forse è stato un mio errore di valutazione, perché io ne faccio di errori come ogni essere umano. Errore di valutazione che mi ha portato a pensare che più il camper sarebbe stato piccolo e più sarebbe stato confortevole. Beh, forse è come la casa piccola fai presto a pulirla, però c'hai poco spazio e bla 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 bla. Invece no. Adesso proveremo a scambiarlo, magari uno che ha il camper più grande. A me piacerebbe tanto il letto in coda. A livello di tempo abbiamo tutta la vita. E quindi. No, meno male che è arrivata una nuvola e si è messa davanti e è calato il sole. Adesso 2 secondi mi prende in giro la nuvola di Fantozzi, che si toglie quando hai caldo e si rimette quando hai freddo. Le spese in estate sono inferiori rispetto a quelle in inverno, almeno 120 euro, almeno, le bombole incidono. E chi poteva sapere che una truma avrebbe consumato così tanto in inverno? Questo video di 9 mesi ve l'ho voluto fare di proposito, diverso dal solito, perché ho voluto un po' stravolgere quel format, perché mi sembrava un po' noioso. Vivere su un camper fattibile. Spesso bisogna rinunciare a tante cose per avere la possibilità di vivere ovunque si voglia, però comunque è e rimane una grande cosa, una cosa che ti dà un senso di libertà pazzesco. Le persone che ti seguono vogliono capire, vogliono sapere, vogliono che le rendi partecipi a quella che è la tua personale vita sul camper. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima. Qui fa ancora più caldo perché la nuvola di Fantozzi si è spostata. Ciao, beh.